Continuano ad emergere rifiuti speciali ed urbani dal sottosuolo di Villa di Briano, in provincia di Caserta, vicino alla strada statale 7 bis Nola Villa Literno. Lì da ieri sono in corso scavi ordinati dai magistrati della DDA di Napoli sulla base di dichiarazioni rese da ex affiliati di rango al clan dei Casalesi, ora collaboratori di giustizia. Fino a ieri non erano ancora stati rinvenuti i fusti tossici interrati indicati da Roberto Vargas e Francesco Della Corte, ex fedelissimi di Nicola Schiavone, il primogenito del capo clan Francesco, meglio noto come Sandokan, attualmente in carcere con il padre. È emerso un bidone di latta della capacità di 20 litri con residui di solventi o idrocarburi. Il contenuto sarà analizzato nei prossimi giorni, trovato ad una profondità di circa 15 metri, dunque al di sotto del livello della falda acquifera, che in quella zona è tra i 10 e i 12 metri. Ciò che sta emergendo crea comunque non poca preoccupazione. Si tratta infatti di una vera e propria discarica illegale con rifiuti interrati fino a 20 metri e oltre. La pala meccanica usata per gli scavi ha scoperto in particolare scarti di lavorazione dell'attività edile, ma anche amianto e fanghi probabilmente di origine industriale, oltre a rifiuti solidi urbani. Già a metà degli anni 90 quell'area fu sequestrata e sottoposta a controllo dopo le indicazioni di Carmine Schiavone. Domani si tornerà a scavare per scendere a quota 22 metri. Intanto il sindaco di Villa di Briano, Dionigi Maiulo, è intervenuto in difesa dell'economia del territorio prevalentemente agricola. I prodotti della nostra terra, ha affermato, sono sani, lo hanno dimostrato le analisi fatte dalla ASL, dagli stessi agricoltori, dalle aziende di trasformazione che acquistano da noi. Nel frattempo il governo ha dato il via libera all'impiego dell'esercito in tutta la regione Campania per contrastare più efficacemente il fenomeno delle ecomafie, in particolare nella zona al confine tra Napoli e Caserta. Sarà rilanciata anche durante il convegno di domani pomeriggio nell'aula consiliare di Nocera Inferiore la richiesta di inserimento dell'agro nel protocollo immaginato per la Terra dei Fuochi, dove partirà il primo screening sanitario di massa, un intervento deciso anche perché bisogna dare sicurezza e tranquillità alla popolazione, come ha sottolineato il ministro della Salute Lorenzin. Il decreto sulle emergenze ambientali ed industriali, che si occupa quindi in particolare delle aree inquinate tra Napoli e Caserta e di Taranto e l'Ilva, ha avviato il suo iter in aula a Montecitorio e uno degli emendamenti approvati prevede proprio uno screening sanitario gratuito per gli abitanti delle aree inquinate in Campania, la cosiddetta Terra dei Fuochi, in Puglia, i comuni di Taranto e Statte. È lì che gli esami diagnostici dovranno essere gratuiti. Per quanto riguarda la Terra dei Fuochi, l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Campania, ha spiegato Lorenzin, stanno lavorando per stabilire gli obiettivi dello screening, le modalità e i percorsi anche attraverso i medici di medicina generale. Ed è proprio alla Terra dei Fuochi che, alla luce del livello di inquinamento di cui si sta parlando, pure in relazione alle vasche di laminazione previste a Nocera Inferiore dal progetto Grande Sarno, il coordinamento Difendiamo intende ancorare le sorti dell'area a nord della provincia di Salerno. Ho chiesto al Ministero di mandarmi il decreto che ha fatto il Ministro per renderlo pubblico, per rendermi conto o renderci conto di quello che faranno le autorità sul territorio della Campania, specialmente nel nostro agro nocerino salernitano, che è notoriamente avvelenato da tante cose: acqua, aria, terra, suolo. Domani ci sarà questo convegno molto forte per dare le notizie e le condizioni del terreno, del suolo, delle acque, degli inquinamenti in generale, per cui speriamo di fare opera di convinzione presso tutta la popolazione, tutti i cittadini, affinché si rendano conto del grave stato di inquinamento e che le autorità preposte devono dare i supporti affinché questo grave problema venga almeno diluito.